Sono le 11:01, siamo in diretta a Sales Web Network in collegamento con la redazione giornalistica di Pineta Oggi TV online in studio Massimo Bonella per le notizie della domenica mattina Ecomondo 2000, notizie che riprendono anche il fine settimana che sta per concludersi. Dunque, sempre in primo piano la brutale tragedia in Paraguay, dove è stato assassinato, lo ricordo, un nostro collaboratore, giornalista, amico, che scriveva per Antimafia 2000, di conseguenza poi i loro articoli venivano anche da noi ripubblicati. Lui è Pablo Medina, è stato brutalmente assassinato insieme alla sua assistente di redazione, che la ricordiamo, Antonia Albada, che aveva appena 19 anni. La notizia che ci è arrivata proprio nelle ultime ore è che è stato arrestato uno dei killer, si chiama Carlos Humberto Acosta. Ecco, lo ripetiamo questo nome, si chiama Carlos Humberto Acosta. Nelle prossime ore su Pineta Oggi TV All News è prevista un'edizione straordinaria perché dovremmo avere in collegamento telefonico proprio il direttore di Antimafia 2000 che conosceva benissimo Pablo Medina. Ricordo ancora una volta, quindi è stato assassinato nei giorni scorsi Pablo Medina, collaboratore di Antimafia 2000, insieme alla sua assistente di redazione Antonia Albada. Ed ora veniamo alle notizie di oggi. Dunque, in primo piano potremmo stare, possiamo dire, quasi in tema, perché andiamo in Messico, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Iguala, nel sud del Messico, dove a settembre è scomparso un gruppo di 43 studenti. I manifestanti hanno preso d'assalto la sede del comune e incendiato il palazzo contro il sindaco, sua moglie e il comandante della polizia locale. Latitanti sono stati spiccati dei mandati di arresto. Si sospetta che i ragazzi siano stati consegnati dalla polizia a sicari dei Narcos. Proteste in sostegno degli studenti rapiti anche in altre 50 città messicane. Italia. Buon 25 ottobre a tutte e tutti. Con un tweet, Susanna Camusso ieri ha dato ufficialmente il via alla manifestazione nazionale della CGIL a Roma all'insegna delle parole lavoro, dignità e uguaglianza per cambiare l'Italia. Due immensi cortei hanno sfilato per le vie del centro della città e si sono uniti a Piazza San Giovanni, dove Camusso ha parlato dal palco. Molto alta la partecipazione, la CGIL parla di 1 milione di persone, pensate. In piazza non sono riusciti a entrare tutti i manifestanti. Sul palco anche i lavoratori del Teatro dell'Opera di Roma, licenziati giorni fa, che hanno intonato Nessun dogma. Proseguiamo col nostro giornale radio. Renzi. Le occasioni di lavoro non si creano con le manifestazioni, ma con ambienti e imprese capaci di farlo. È la risposta del Premier Renzi alla manifestazione della CGIL che ha portato in piazza, come avevamo detto poco fa, circa 1 milione di italiani. Una piazza bella e importante, che dice no ad alcune proposte del governo. Ci confronteremo come abbiamo sempre fatto, ma poi andremo avanti, ha detto Renzi al TG3. Non si può pensare che una piazza blocchi il paese. Qui alla Leopolda la discussione su riforma della scuola, del fisco e di come restituire posti di lavoro persi. A Rosy Bindi dice: abbiamo il 40,8% perché abbiamo messo ai lati chi fa polemica in TV. Cambiamo argomento, giriamo pagina. Ebola. Sono stati superati i 10.000 casi di Ebola dall'inizio dell'epidemia in Africa occidentale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità precisa che quelli accertati sono 10.141 con 4.922 morti. Solo 27 casi e 10 morti si registrano fuori
da Sierra Leone, Liberia e Guinea. Il presidente Obama ribadisce che non bisogna farsi guidare dalla paura e che i sanitari di New York hanno reagito prontamente al caso del medico contagiato tornato dall'Africa, ma nell'ospedale dove è ricoverato gli infermieri si sarebbero dati malati. I governatori di New York e New Jersey dicono che i passeggeri in arrivo da zone colpite saranno posti in quarantena. Rimaniamo sempre all'estero, Siria, almeno 25 civili, tra cui 11 bambini, sono rimasti uccisi in alcuni raid aerei dell'aviazione siriana su due aeree in mano ai ribelli nella provincia centrale di Homs, tra cui jihadisti, lo riferisce l'Osservatorio Siriano dei Diritti Umani. Ed ora, come sempre, diamo uno sguardo alle principali testate, le nostre diciamo testate che sono in collaborazione. Iniziamo con pianetaoggitv.net, tutta la home page o comunque gran parte di essa è dedicata all'attentato, al brutale attentato a Pablo Medina e alla sua assistente di redazione Antonia Albada. Abbiamo infatti in taglio primissimo un bellissimo video realizzato da Giorgio Barbagallo di Catania, dove praticamente è un video commemorativo di Pablo Medina e Antonia Almada. E li vogliamo ricordare con delle immagini molto, molto belle che prontamente Giorgio Barbagallo le ha immortalate, le ha montate tutte assieme. A seguire all'attentato, sempre in primo piano, l'attentato a Pablo Medina, collaboratore di Antimafia 2000, la notizia dell'arresto di uno dei killer. Poi a seguire ancora, sempre in primo piano, un articolo di Giorgio Bongiovanni, sempre che riguarda Pablo Medina e Antonia Almada, dal titolo Morte di un martire. Poi a seguire ancora sempre in primo piano tutta la popolazione civile condanna fortemente il barbaro attentato a Pablo Medina. In lingua spagnola potete vedere un po' tutte le impressioni, i pensieri della gente, sono tantissimi, è una marea. Poi ancora, attentato a Pablo Medina, collaboratore di Antimafia 2000, c'è diciamo così, un comunicato dove ricorda tutti i vari appuntamenti radiofonici all'interno dei quali si parla appunto di questo grave fatto. E infine l'edizione straordinaria quando avevamo appreso la notizia condotta dal sottoscritto in collaborazione con antimafia2000.com e sitesweb.network.it. Ed ora diamo uno sguardo alla homepage della testata giornalistica antimafia2000.com. Dunque c'è in primo piano naturalmente la morte di Pablo Medina, assassinato il giornalista antimafia Pablo Medina, nostro fratello ed amico del Paraguay, con l'ultima ora che si riferisce all'arresto di uno dei killer di Pablo, e in più anche a seguire tutti i commenti da tutto il mondo. Viene inclusa in questo spazio anche la nostra edizione straordinaria del telegiornale con Sites Web Network. Poi nel resto della homepage abbiamo alcune notizie tipo Napolitano dovrà rispondere sui rischi di attentato del 93. Poi ancora un articolo di Saverio Lodato, Signore Falcone Parli, poi uno speciale di Pandora TV, intervista ad Antonio Ingroia, la trattativa, molto interessante questo da vedere. A seguire andiamo negli altri settori, terzo millennio, dunque 100 anni di guerra bastano, la voce di oltre 100.000 partecipanti alla Marcia per la Pace di Barbara Drago. Poi a seguire Maria del Rosario, blogger rapita, violentata, uccisa dai narcos, accade in Messico. Anche qui c'è questo articolo importantissimo di Walter Becelio. Poi ancora Forze armate italiane in Kuwait per la guerra dell'ISIS di Antonio Maxeo. Vediamo se ci sono altre notizie diciamo dell'ultima ora, sempre relative ad Antimafia. C'è infatti la finestrella qui nella home page della testata Antimafia 2000, che ricordo è diretta da Giorgio Bongiovanni. C'è una notizia, premio Borsellino, sindaco di Casale, lui come eroe Achille. Poi Stato Mafia, PM del bene, lo Stato non vuole processo. Altra notizia ancora, premio Borsellino. Scusate, dunque,
Dunque, seri pericoli per il dottor Borsellino. L'allarme un paese prima della scusate, l'allarme un mese prima della strage. Poi ancora, premio Borsellino, il video del TG3. Premio Borsellino, il CSM vicino ai giudici antimafia del bene politici non vogliono proce. Premio Borsellino, a Pescara consegnati i riconoscimenti. Dunque, premio Borsellino 2014, le voci dei protagonisti. Ecco, su questo saremo più approfonditi, su appunto il premio Borsellino, nelle prossime edizioni dei nostri appuntamenti informativi. Vediamo se abbiamo delle ultime ore, vediamo se ci arriva qualcosa che ve la diamo al volo, degna di essere portata alla luce, naturalmente, notizie che devono essere importanti. Dunque, no, non c'è nulla di rilevante, quindi io direi di chiudere qui questa edizione di Ecomondo 2000, notizia da domenica mattina da Sites Web Network in collaborazione con Pianeta Oggi TV Online, lettura in studio di Massimo Bonella. Restituisco la linea alla regia centrale di Treviso a Rosario Moreno per il proseguo della programmazione musicale. Ridimenticavo, questa sera in diretta alle 18:30 sull'emittente radiofonica di Fontana Fredda, Radio Piper Fontana Fredda 88800, ci sarà la trasmissione di approfondimento giornalistico Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, condotta in studio dal sottoscritto. Dovremmo avere in collegamento telefonico il direttore di Antimafia 2000 e ospiti in studio i ragazzi del presidio di Pordenone contro le scie chimiche. Quindi si parlerà anche di questo fenomeno delle scie chimiche che vediamo molto spesso in modo particolare in questi ultimi anni, che la gente comincia a domandarsi: ma cosa sono queste strane scie così intense in continuazione da tutte le direzioni? Bene, è veramente tutto. Linea dunque alla programmazione della rete. Buon pomeriggio da Massimo Bonella.